Buonasera. Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera, io ringrazio i miei colleghi, vi faccio in bocca al lupo queste parlamentarie, alla Michela, a Francesco Duva, a Luigi Gallo, a Gianluca Vacca, c'è anche Giuseppe Brescia, Simone Valente, insomma i miei colleghi fantastici, abbiamo veramente, veramente abbiamo combattuto tantissimo in questi 5 anni. Io non so, c'è qualcuno qui che è la prima volta che viene a un evento del Movimento 5 Stelle? Ah, sono molto contento. E non so, ci vedete, insomma, non siamo trogloditi come ci descrive Berlusconi. E qualcuno si sa anche fare nodi alla cravatta. Non vogliamo costringere i cittadini a nutrirsi di locuste e miele selvatico. Siamo delle persone normali. Magari qualcuno ci ha visto anche in televisione, ci stiamo andando, io ci vado e non è sempre facile, perché quando vado in TV subisco dei veri e propri interrogatori, poi accendo la televisione ieri e vedo la Gruber andare ad una trasmissione di De Benedetti, e dato che però bisogna andare dovunque, io domenica vado dalla D'Urso e voglio... Sì. Parliamo anche a milioni di cittadini, ripeto, che pensano che siamo trogloditi e che ci presentiamo nei studi televisivi con le clave. È così. Provando in maniera molto rispettosa e educata a far capire quello che siamo, quello che vogliamo fare. Qui i miei colleghi della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle hanno spiegato un programma. Io non faccio parte della Commissione Cultura, ma sto girando tutta l'Italia per provare un po' a dare una mano a tutti i miei colleghi e far capire quelle che sono le nostre proposte. Ho fatto parte del Parlamento della Repubblica in questi 5 anni, farò campagna elettorale da non candidato perché questo è il movimento, a me non me ne interessa nulla di restare in Parlamento adesso, poi nessuno mi vieta un domani di ripresentarmi, però al termine appunto di questa campagna elettorale voglio, diciamo, tornare alla mia vita, fare determinate cose, scrivere, fare delle ricerche, è quello che voglio fare, ho sempre detto che avrei fatto. Vi posso però dire, c'è pure Giancarlo Cancelleri, perché c'è Giancarlo Cancelleri qua? È un grande, è veramente, vedere Giancarlo, guardate, io lo dico, ecco, alle persone che è la prima volta che partecipano a questo evento, vi do la mia parola d'onore, senza il voto di scambio in Sicilia avrebbe vinto il Movimento 5 Stelle, la mia parola d'onore. Il problema è questo sistema ancora che ti vuole sufficientemente povero, non proprio in totale miseria, anche se poi ci sono tanti italiani in miseria, ma sufficientemente povero per tenerti incatenato magari anche al sistema del voto di scambio. E la prova è quello che vi racconto. Io ero in Sicilia quest'estate con Giancarlo a fare campagna elettorale, tutta l'estate abbiamo girato tutti gli angoli della Sicilia e c'erano persone che mi prendevano da parte, mi mostravano il braccialetto del Movimento 5 Stelle, io sto con voi, guarda il mio Facebook, diffondo tutto, però non vi posso votare, devo votare il figlio di Genovese, uno che abbiamo contribuito a far arrestare, uno che è entrato nel PD in Parlamento, ora sta in Forza Italia, ha candidato figlio genovese che è stato votato, poi è eletto nella provincia di Messina, è stato arrestato perché si è fottuto, a proposito di lavoro, giovani, università e formazione, i fondi per la formazione dei giovani siciliani, se li è fottuti, è stato arrestato, però questo signore dice io lo devo per forza votare il figlio perché altrimenti perdo il lavoro, magari un lavoro da 600 euro al mese, con i quali, con questi quattrini, ci riusciva a campare un minimo in maniera assolutamente indecorosa, ma quantomeno portare un po' di pane a casa. Cioè, questo è il sistema. E io in questi 5 anni in Parlamento ho visto quattrini andare dovunque, ma non all'università. E vi faccio un altro esempio. L'ha spiegato forse prima Gianluca, non lo so Luigi. Ogni anno lo Stato italiano dà all'università, nel fondo, diciamo, un po' meno di 7 miliardi di euro. 7 miliardi di euro sono briciole. Se pensate che in 14 minuti di Consiglio dei Ministri, nel dicembre scorso, 14 minuti è durato quel Consiglio dei Ministri, Gentiloni è riuscito a trovare 20 miliardi a debito per salvare le banche, alcuni sono finiti in MPS e 5 miliardi sono stati regalati ad Intesa San Paolo, che si è beccata 5 miliardi di euro provenienti dalle nostre tasse e si è comprata per il costo di 1 euro 2 banche, 50 centesimi di euro Banca Veneta e 50 centesimi di euro Popolare di Vicenza, e poi
avete scoperto tutti gli scandali che legavano anche le banche venete, diciamo questa commistione anche con la famiglia Boschi. Tutto quanto. È tutto legato, le banche, la famiglia Boschi, il conflitto di interessi, il vostro concittadino Pier Ferdinando Casini, in Caltagirone, non so se siano ancora sposati, pure Caltagirone, tutto legato. Ora, vedete, io riesco a passare dai fondi dell'università alle banche e i fondi che sono finiti, i quattrini nostri sono finiti alle banche, al problema della Boschi, al conflitto di interessi, a Casini, perché Casini è stato, gli è stato chiesto, vatti a suicidare come presidente della commissione banche, fai un lavoro politico sporco, cerca in ogni modo di salvaguardare la Boschi, in ogni modo evitando magari di audire determinati personaggi che possano far capire agli italiani l'enorme conflitto di interessi che c'è in quel ministro. Non ci è riuscito perché abbiamo fatto un'enorme opposizione, abbiamo costretto la commissione ad audire Ghizzoni, il quale ha ammesso che la Boschi faceva di fatto il giro delle sette chiese cercando dei compratori per la banchetta di famiglia. Tu ministro della Repubblica, oltretutto ministro delle riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, mica ministro dell'economia, e oggi Casini viene premiato con un seggio, pare, no? Mi dicono, con un seggio a Bologna, qua dove c'era la tradizione comunista, poi la svolta della Bolognina, comunque ancora i democratici di sinistra, e ve lo dice uno che, pentendosi amaramente, io ho sempre votato a sinistra in vita mia, e oggi il Partito Democratico, quelli delle feste dell'unità, della salamella arrostita, del coraggio compagni, del Berlinguer, la questione morale che hanno tradito decine di volte, candida un democristiano che era democristiano quando era nella culla, che è sempre stato democristiano, come candidato, diciamo, del seggio del Partito Democratico. Ma non vi viene da vomitare di fronte a tutta questa cosa? Come si può ancora votare il Partito Democratico? Ed è quel partito che ha fatto macelleria sociale in questo paese, tagliando ancora il della centrodestra fondi all'università. E se tu non investi nell'università avrai giovani meno formati rispetto agli altri paesi europei, e le imprese degli altri paesi europei ti faranno il mazzo e si perderanno posti di lavoro, e magari giovani anche più bravi che escono dalle nostre università saranno costretti a trovare lavoro all'estero. Quindi, garantendo quel che impariamo qui anche nonostante le difficoltà per i pochi fondi investiti in università, garantendo questi valori a paesi stranieri, e il circolo vizioso aumenta, e l'Italia si invecchia sempre più, e i pensionati non riescono a campare perché si taglia sulle pensioni, perché ci sono troppe persone anziane e pochi giovani che lavorano per pagare anche le pensioni, perché la verità è che oggi uno che lavora e paga le tasse, queste tasse servono per pagare i pensionati che sono in pensione attualmente, questa è la verità. Lo vedete il circolo vizioso? C'è bisogno o no di un cambio? Si ha paura del Movimento 5 Stelle? Io devo fare un tour, lo devo chiamare, non lo so, con i miei colleghi sul programma, senza paura. Perché il problema, quello che ci fotte oggi, è la paura, la paura di spaventare. Questi qua, queste mummie vanno in televisione, no? Parlando di dentiere, di riforme, parlano e cercano di spaventare tutti i cittadini italiani. Se vince il 5 Stelle è un disastro. Ma le vedete quello che sono le televisioni? I programmi Mediaset, i telegiornali schifosamente schierati. Ogni cosa che succede nel Movimento 5 Stelle è amplificata in un modo incredibile, e tutto viene fatto per non farci parlare delle proposte. E poi si dice, ah, però non parlo delle proposte. Oggi i miei colleghi ve le hanno presentate. Dobbiamo parlare di lavoro, abbiamo proposte assolutamente ben fatte. La creazione di una banca pubblica di investimento per dare quattrini alle imprese, perché in questo paese se ti chiami De Benedetti c'hai i quattrini da MPS, forse anche da Banca Etruria. Se ti chiami, non lo so, Rossi, e c'è una piccola impresa, nessuno ti dà quei 25 miliardi che ti servono magari per comprare un macchinario, per rendere più moderna la tua impresa, e magari grazie a questo lavoro riusciamo ad assumere altri due giovani che non sono costretti a fuggire a Londra a fare i lavapiatti. Questa è la verità. Non si parla di legge anticorruzione in questa campagna elettorale, ma vi rendete conto che il PD e Forza Italia non parla di legge anticorruzione? Io lo dico sempre, certo che si arrestano da soli. Non se ne parla di questo tema, di conflitto di interessi. Magari qua a Bologna lettori di Repubblica, anti-berlusconiani, ce l'hanno menata per 20 anni su questo cazzo di conflitto di interessi. La sinistra va al governo e non l'ha mai risolto. Perché? Perché c'aveva 8 miliardi di conflitti di interessi. E risolvere il conflitto di interessi non significa togliere potere a Berlusconi. Ma che me ne frega di Berlusconi? Significa provare a togliere, diciamo, il potere accentrato oggi in poche mani e distribuirlo un po' di più, creando competitività, e questo crea posti di lavoro.
perché se tutto il potere è in poche mani, e questo è il sistema, e questo sistema è terrorizzato in questa fase, cerca di spaventare, e De Benedetti è terrorizzato, e sono sempre stati nemici De Benedetti e Berlusconi, oggi sono accomunati dal terrore di un governo del 5 Stelle, entrambi dicono, qualora dovesse vincere il 5 Stelle, meglio fuggire dall'Italia. Questo è veramente un enorme endorsement. Se vince il 5 Stelle, questi due personaggi ce li togliamo dai coglioni una volta per tutte. E l'hanno detto loro. E io adesso farò un tour col camper e in ogni piazza farò leggere a due cittadini il cursus honorum, diciamo, di De Benedetti e di Berlusconi. Giudiziario, imprenditoriale e politico. Lo farò. Arriva ogni cittadino sul palco e legge: questo ha fatto Berlusconi, questo ha fatto De Benedetti. Anche perché uno è il capo del centrodestra e nemmeno si può candidare. Non so se possa votare Berlusconi, se gli hanno tolto pure la possibilità. Non lo so, può votare? Non lo so. Come? Gli hanno tolto, no, perché veramente è un paese fatto a rovescio, uno che non si può candidare, che va a dire oggi farò il Presidente del Consiglio, non si può candidare per una legge Severino che loro stessi hanno votato, tra l'altro in quanto condannato in via definitiva per frode fiscale, e dall'altra parte un tizio che paga le tasse in Svizzera, non so, cittadino comunque residente in Svizzera, sicuramente De Benedetti, uno che anni fa ha ammesso di aver pagato tangenti alla politica dicendo o si pagava in quel periodo oppure non potevo lavorare, tutti buoni a fare i capitalisti così, che viene intercettato qualche giorno fa e si viene a sapere che Renzi gli ha dato una soffiata, guarda che passa il decreto sulle banche popolari e quello chiama il suo broker, investi, compra di azioni sulle banche popolari e fa 600.000 euro di plusvalenza e si permette di dire se vince 5 Stelle è un disastro, oh, questi personaggi, ma sono buoni tutti a fare capitalisti così con le soffiate da parte del Presidente del Consiglio, sono buoni tutti, e che i comuni mortali non possono fare affari in borsa? Non li possono fare perché non hanno le soffiate del genere, cioè questo è il sistema. C'è oggi proprio la Repubblica dell'inciucio, la Repubblica dei riciclati totali, ripeto, la Lorenzin che mi dichiara il centrosinistra ce la potrà fare, ma questa non stava nel nuovo centrodestra. Cioè, è incredibile, Casini, ripeto, con gli ex comunisti. Dall'altra parte, non so, ma chi vota, chi pensa di votare a centrodestra, rivota Mastella, riescono tutti, poi in questa crisi proviamoci tutti noi, e tutti terrorizzati dal 5 Stelle, e i mezzi di informazione incredibilmente schierati, oh, noi non siamo perfetti, e magari questo sarà l'unico titolo, Di Battista, 5 Stelle non siamo perfetti, certo, è vero, perché siamo cresciuti anche molto in fretta, per meriti nostri e per demeriti altrui. Perché questo è verissimo, perché avete visto i disastri che hanno fatto, ma la verità è che se non avessero fatto dei disastri, il 5 Stelle nemmeno sarebbe nato. Ma che dovevamo fare? Spatriare. Ci siamo tutti fatti il mazzo, e ci siamo fatti il mazzo anni fa, quando andavamo nei banchetti, magari pure di Bologna, pure con Max Bugani, fermavano le persone, dicevano noi siamo del Movimento 5 Stelle, e le persone ci dicevano chi? E il Movimento Signore è un movimento che non è un partito, non siamo né di destra né di sinistra, è lì a raccontare, a fare. E ora siamo la prima forza politica del paese capace di spaventare questi personaggi squallidi come De Benedetti e Berlusconi, cioè sono veramente medaglie al valore, come le coperture finanziarie, vado in televisione, vado sempre lì con i fogli, le coperture finanziarie, poi non li guardano mai la volta dopo, ma quali sono le coperture finanziarie, e ritiro fuori il foglio, ecco le coperture finanziarie, la volta dopo, ma quali sono le coperture, poi cioè, ripeto, ci va Berlusconi, dentiere per tutti, un milione di cose, con quei fogli, cosa cazzo c'ha scritto in quei fogli, non lo sa nessuno, però nessuno gli chiede le coperture finanziarie. Quattro battute, è così o no? È così o no? Quando ci vado io mi accendo la lampada in faccia, tipo interrogatorio, confessa. Se tu fai una legge anticorruzione seria, punendo finalmente i corrotti di questo paese, tu recuperi ogni anno miliardi di euro, perché in Italia ogni opera costa il triplo rispetto alla Francia o alla Spagna, perché ci mangiano, e non è populismo questo, perché il procuratore di Catanzaro qualche giorno fa ha fatto arrestare 170 persone legate all'Ndrangheta, tra cui sindaci che i telegiornali sono capaci di non dire che sono alcuni sindaci del Partito Democratico, ripeto, pensate se fosse stato un sindaco del Movimento 5 Stelle, l'avrebbero ripetuto, tipo passava in sovrappressione, tipo karaoke per fare
far cantare ai cittadini, no? Ecco, 5 stelle, 5 stelle, figuratevi. E il procuratore di Catanzaro ci dice una cosa che tra l'altro la sappiamo già, ma comunque la dice un procuratore, ovvero che le cosche hanno fatto un passo in avanti qualitativo. Prima il politico andava dal mafioso e gli chiedeva un sostegno. Io ti permetto di avere determinati appalti qualora dovessi essere eletto, ma tu mi devi aiutare a essere eletto tramite pacchetti di voti o magari tramite un finanziamento nella mia campagna elettorale. Questo era il gioco. Poi l'appalto glielo dava gonfiato al mafioso di turno, il quale continuava ad aumentare il potere territoriale perché grazie a un appalto aveva delle entrate, tanto sono soldi nostri, e poteva assumere delle persone e quindi di nuovo controllarle con il sistema del voto di scambio, vedete il legame, e continuava a sostenere quel politico tenendolo 40 anni. C'era questo legame tra potere criminale e potere politico, che spesso appunto sono la stessa cosa. Oggi le cosche hanno fatto un salto di qualità, non fidandosi neanche più dei politici, degli stessi criminali alle volte, prendono e piazzano direttamente i loro uomini, controllando direttamente dall'interno alcuni settori della pubblica amministrazione. Questo è, lo capite perché fare una legge anticorruzione è un'arma enorme anche per sconfiggere il potere delle cosche? E qua in Emilia Romagna sono stati sciolti dei comuni per mafia. Brescello, che è in provincia di che? Di Reggio Emilia. Brescello, quello di Don Camillo e Peppone, no? Non è quel comune lì. Cioè, sciolto per l'infiltrazione, il clan Grande Aracri a Reggio Emilia. Comuni sciolti nel nord Italia per mafia. Cioè, vi rendete conto? Allora, una vera legge anticorruzione che tu devi lavorare sulla prescrizione per bloccarla quando c'è parte del processo. Tu blocchi la prescrizione così il processo finisce, si arriverà a sentenza. E il colpevole, il delinquente che sa di essere colpevole, magari chiederà rito abbreviato per avere sconti di pena, eccetera, eccetera, no? Perché dice, tanto non mi posso salvare il sedere con la prescrizione, meglio comunque chiedere qualcosa in cambio per ottenere quantomeno una pena minore. E così il processo finisce rapidamente e il magistrato si può occupare di un altro processo e c'è certezza della pena. Il problema però è che per salvare il culo a qualche delinquente i partiti politici hanno riformato la prescrizione, che poi aiuta tutti quanti i delinquenti, quasi tutti. Poi lo vogliamo inserire su un modello, tra l'altro c'è negli Stati Uniti d'America, un agente provocatore, un agente sotto copertura nella pubblica amministrazione che provoca magari il politico. Un agente sotto copertura che va dal politico e gli dà una mazzetta. È una finta, come quando si fa pure per reati legati magari al narcotraffico, eccetera, eccetera. Gli do, se il politico si becca la mazzetta, scatta la manetta. Certo, per qualcuno dice, ma come siete cattivi? Cioè, istigare alla corruzione può restare? Sì, si dice che l'occasione fa l'uomo ladro, vediamo, perché non è che ce l'ha ordinato il medico di candidarci. E il politico deve essere integerrimo. Ah, ma la competenza, ma l'onestà non basta, vedete ora questa roba, no? Gli incompetenti che hanno distrutto questo paese votando leggi incostituzionali, facendosi scrivere la legge Fornero dall'Unione Europea e distruggendo la vita dei pensionati, degli studenti, che ce ne stanno tanti qua che scappano dall'università, non riescono a laurearsi, alcuni devono pure lavorare, non ce la fanno, e tutto questo lo deve tenere in considerazione un'università seria, magari persone che veramente non ce la fanno. Tutti questi esperti della distruzione del paese ti dicono oggi, rilanciano questa frase, no? Ma l'onestà non basta, l'onestà non basta, l'onestà non basta, ci vuole la competenza. Certo che ci vuole pure la competenza. E credetemi, ci sono fior di laureati all'interno del Movimento 5 Stelle, fior di laureati, persone stracompetenti. Gianluca Vacca è un professore liceale di latino e greco, però figuratevi, l'80% sono fancazzisti, com'è che dice quello là? Non hanno reddito, non guadagnano niente, sono pericolosi per le loro famiglie, delle robe incredibili. Che mia madre sente Berlusconi e dice, ma mio figlio è pericoloso per me. Però sapete, una bugia rimandata centinaia di volte da quel sistema, lì le persone che si guardano la TV e questo ora rispunta. E non so se gli farà bene, perché io mi ricordo pure al referendum costituzionale, Renzi stava in tutte le TV, tu vedevi la prova del cuoco, a un certo punto usciva fuori da una padella Renzi che diceva le cose, la TV, tu c'era la TV spenta, si accendeva da solo, usciva fuori Renzi. Mo c'è di nuovo questo non so come definirlo, Tutankhamen, non lo so come definirlo. Mao Zedong, sembra Mao, però dice, pure lì guardate, dice, questi grillini sono più pericolosi dei comunisti, ve lo ricordate? Perché per 20 anni comunisti, 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 e poi lui ha rivotato Napolitano,
per la seconda volta Presidente della Repubblica, quello che era il ministro degli esteri del Partito Comunista, tutto per sancire l'inciucio, perché stavamo entrando noi, arrivando noi, e sono terrorizzati, e quindi quello che per 20 anni dicevi comunisti, 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 ha rivotato Napolitano, tra l'altro Berlusconi dice che Napolitano gli ha fatto un colpo di Stato insieme a Monti, insieme alla Merkel, eccetera, eccetera, l'ha rivotato per la seconda volta Presidente della Repubblica. Ma che altro vi devo raccontare che è successo in questi 5 anni? Che hanno applicato la ghigliottina per bloccare la nostra opposizione e regalare denari alle banche private, che hanno violato decine di volte il regolamento, che ci hanno espulso in ogni modo quando facevamo opposizione, che hanno provato a salvare il deretano di arrestati, ma grazie all'opposizione 5 Stelle li abbiamo costretti a mettere in votazione l'arresto di questo Francantonio Genovese e di Galan. Ma tu puoi occuparti di cultura, di università, se hai avuto in questa legislatura il presidente della commissione che si occupa di cultura, sport e università arrestato per le tangenti al MOSE, e continuava ad essere Galan, ex governatore del Veneto, continuava ad essere presidente della commissione cultura e parlamentare della Repubblica dal carcere e poi dagli arresti domiciliari, e continuava a prendersi 2 stipendi. Questa è la realtà. Ma sta roba in TV è difficile dirla. Sì, va bene Di Battista, però torniamo alle polemiche relative alle parlamentari, al blog, al voto, cioè così funziona. Sì, dottoressa Gruber, va bene, io rispondo, però vogliamo parlare di questa cosa? Sì, ma la gente lo sa. No, la gente non lo sa. Deve passare in sotto, voglio, mi piacerebbe, Berlusconi, il mondo ideale. Berlusconi va in televisione, ci può andare, Silvio Berlusconi sotto, condannato per frode fiscale, in sovrimpressione. Vero, così la gente lo sa, informata. Ora, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? L'abbiamo convinto col programma? Non lo so, vi abbiamo convinto? Non lo so, non lo so, non so che pensare, perché non li capisco neanche gli italiani, non li capisco più alcuni. Hanno terrore di votare Movimento 5 Stelle alcuni, perché hanno terrore di ammettere a loro stessi il fallimento. Ognuno ha paura magari di dire sì, non ci ho capito niente in questi 20 anni, e per paura di ammettere a se stessi di non averci capito niente si dice però non mi piace Renzi, però ancora il PD, perché c'è quell'ala magari diversa, è Cooper, l'Europa. Oh, cioè non è che ci possiamo creare noi stessi degli alibi, o dobbiamo prenderci le responsabilità e darci una possibilità. Poi qualora dovessimo fallire al governo del paese, non ci votate più, però la vogliamo un'occasione. La vogliamo, e questo ardore che ci mettiamo, e che dobbiamo in questo paese? Se parli piano nessuno ti ascolta, se urli un po', sei violento, è difficile, difficile, ma stiamo sempre su sto cornicione, come sto adesso qua, sempre, sbaglio una parola, figurati, sempre difficilissimo, hai sbagliato, questi hanno sbagliato le leggi, ci hanno fottuto miliardi, hanno salvato le banche anziché investire nell'università, hanno distrutto il sistema sanitario, impedendo le cure a milioni di italiani, però sono sempre politicamente corretti. Noi diciamo una parola fuori luogo, sbagliamo la consecutio ed è il disastro se sbagli un congiuntivo, quando questi, lo dico sempre, hanno problemi non con il congiuntivo ma con la condizionale, che è una cosa diversa. C'è pure Bruno Marton, tutti i senatori, vedremo se verrete rieletti, vedremo. Noi abbiamo questo tipo di rapporto, credetemi, io ieri stavo in aula e li prendevo tutti in giro, io non mi ricandido, voi state tutti qua appesi alle parlamentari, perché quando combatti come abbiamo fatto noi in questi 5 anni, veramente si è creato un rapporto che non potete immaginarvi quanto posso io sentirmi legato a Simone, a Gianluca, a loro, è incredibile, perché siamo stati in prima linea veramente contro tutti e tutti, una fatica incredibile, immaginatevi la fatica incredibile, chiedere la parola in quell'aula, chiedere la parola, e appena entrava la Boldrini subito proprio chiedevo la parola per sfregio, scusi. Lei terrorizzata, i mugugni, i fischi, da come hanno poi sempre caricato questi del PD che fischiavano ad ogni cosa, no? I democratici, che Orietta Berti, santa donna, mamma mia, una che dovrebbe mettere d'accordo tutti, non ha mai fatto male a nessuno Orietta Berti, soltanto per aver detto un voto Movimento 5 Stelle, gli esposti. Ma che metodo è questo? Punirne uno per educarne 100? Ma che metodo è? Intimorire qualche altro artista che sa che, oddio mio, fammi stare zitto pure se sono del 5 Stelle, perché roba che dico che ho simpatia per il Movimento 5 Stelle, mi fanno i comunicati contro, mi mettono in prima pagina, mi attaccano, gli esposti all'Agicom. Ma che comportamento è? E poi siamo noi quelli, i fascisti, gli sfascisti, gli antidemocratici, noi. Ma che noi? Io attacco De Benedetti mica perché ha detto che è del Partito Democratico e che vota al Partito Democratico, ieri, che mi frega? Cioè io lo attaccherei De Benedetti qualora dicesse voto al Movimento 5 Stelle, io lì mi incazzerei.
Ma che noi abbiamo fatto? Ci siamo scandalizzati quando personaggi pubblici hanno dichiarato il loro voto per il Partito Democratico? No, cioè, vedete com'è il sistema, è veramente, è violentissimo questo sistema mediatico e partitocratico, è violentissimo. Cerca di spaventare pure il cittadino, Orietta Berti, finché la barca va, non ha mai fatto veramente niente. Io quando ho visto cosa non ci potevo credere. Non ci potevo, ma sono capaci di tutto. Oggi che De Falco, l'ammiraglio De Falco si è candidato, forse si candiderà col 5 Stelle, se dovesse essere candidato i giornaloni rivaluteranno la figura di Schettino. Diranno però Schettino non era poi così male, quell'inchino non era così sbagliato, lo diranno, tanto per tirare letame sul 5 Stelle. Ora abbiamo fatto alcune battute perché io cerco pure di sdrammatizzare, pure perché c'ho una roba qua dentro che devo pure buttare fuori in questo modo, perché stateci voi 5 anni là dentro con la Santanchè, Gaspari, vedi la mattina vai lì. A mia mamma gli dicevo dove vai stamattina al lavoro in Parlamento, mi raccomando attento, stai attento. Però questo, spero che sia passato anche qualcosa oggi, sia passato anche qualcosa. Quello che io voglio riuscire a far capire è che la responsabilità oggi è del popolo italiano. Che se gli italiani, se agli italiani, 20 anni di Berlusconi e di quest'altro 3 anni di sto novello bugiardo da Rignano sull'Arno, non sono bastati per far capire la loro pericolosità politica, cioè il problema non sono più Berlusconi e Renzi, sono gli italiani. È così. E dato che ognuno ha, può essere un piccolo mezzo di informazione, e il sistema informativo, qua ci sono giornalisti, io non ce l'ho con voi operatori, cronisti, ho risposto a tutte le domande fuori con estrema cortesia, come lo vedete, cioè non è che siamo noi quelli che ci facciamo portare via dalle scorte, ma chi ce l'ha le scorte? Siamo venuti in 4 un taxi, io volevo pure venire a piedi qui e Gianluca Vacca mi ha detto no perché sono 3,1 km prendiamo un taxi, lui ha voluto prendere il taxi e l'ha pagato lui il taxi perché io sarei venuto a piedi, è vero o no Simone? Conferma già Giuseppe, conferma. Io volevo fare perché stavamo in stazione, volevo camminare 3,1 km, però ormai no, prendiamo un taxi, Gianluca Vacca voleva, il professore lui, lo prende in giro, era tardi. Cioè, non abbiamo risposto a tutte le domande, ma vi abbiamo mancato di rispetto perché quello che passa è 5 Stelle odia la libertà di stampa e giornalisti, ma di che rispondiamo sempre a tutto con estrema cortesia? Odiamo questo sistema pilotato da certi soggetti, Caltagirone, ripeto. Guardate, voi vedrete dei servizi del telegiornale, l'altro giorno ho fatto una trasmissione dalla vostra parte su Rete 4 di Mediaset, a un certo punto hanno fatto un servizio su Roma e c'era, a parte sto maiale della Meloni, che tra l'altro abbiamo scoperto che appartiene ai Casamonica, gli sfuggire a Casamonica, è vero, a un certo punto nel servizio di Dromedari e Cammelli, vi assicuro che Cammelli e Dromedari a Roma non ci stanno per strada, ve lo giuro, però stavano nel servizio e saranno andati nel Circo Togni, io non sapevo che dire, perché il servizio degrado di Roma, qui lì a un certo punto inquadrato un cammello, mancava poi, non lo so, un capodoglio nel Tevere. Ecco, cioè, la gente non viene e dice io non ci vado a Roma perché ci stanno i Puma a Villa Borghese, non è così, abbiamo problemi a Roma, santa pazienza, 13 miliardi di euro di debiti, ATAC non sapete quanto è indebitata, 8.000 km di strade a Roma e Virginia ne sta asfaltando tante, si stanno facendo degli ottimi appalti, degli ottimi bandi, conclusi i bilanci in attivo, assegnate 750 case popolari, alcune abbiamo sfrattato alcune persone che non avevano diritto, a cominciare dalla sede dei Fratelli d'Italia con Golle Oppio che non pagava quattrini, cioè abbiamo fatto questo anche, però figuratevi, non lo so, ad un certo punto non lo so, mi immagino pure servizi con animali estinti, il dodo a Corso Rinascimento, il dodo, uscirà il dodo a Roma, per me c'è Virginia Raggi, è stata lei a fare diciamo colpevole dell'estinzione del dodo, è stata Virginia Raggi sicuramente. Vi dico che se venite a Roma troverete una città con problemi, sì, ma la narrazione che viene fatta non è questa. E viene colpito il 5 Stelle, uno per utilizzarlo chiaramente su Roma in campagna elettorale, due perché Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle non gli ha fatto fare le Olimpiadi a Malagò, Montezemolo e Caltagirone, non gliele abbiamo fatte fare. Salvaguardando anche le tasche dei cittadini bolognesi. Perché credetemi, quelle grandi opere, grandi manifestazioni, abbiamo studiato e costano, sforano i costi in maniera incredibile, non solo ad Atene, anche a Londra, a questi personaggi. Ma io vi devo raccontare chi sono questi personaggi, perché lo sto raccontando un po' in giro e concludo. Io ho avuto un'esperienza con Malagò e Montezemolo, stavo in aeroporto a Fiumicino, stavo al telefono, tra l'altro una persona molto importante,
e mi si avvicina a Malagò. Io non l'avevo mai visto Malagò, cioè personalmente, e mi dice: chi è al telefono? Io dico: ma che cosa vuoi? Fammi sapere chi è. Io ho detto: è una persona molto più importante di te, fammici parlare, ve lo giuro. Io, ma cosa vuoi Malagò? A un certo punto arriva Montezemolo, sembrava veramente una barzelletta, Montezemolo, e si prende Malagò a braccetto e dice: andiamo via che loro sono contro di noi, e ridevano, andato via. Io ho pensato, non so chi c'era il mio collega, ho detto: cioè, uno c'ha in mano lo sport italiano, l'altro che è il presidente che era di Alitalia. Me li dimentico tutti i fallimenti economici e imprenditoriali di Montezemolo, non me li dimentico. Tutti altri capitalisti bravissimi in Italia, fai capitalisti. Cioè, questi personaggi sono al potere, ma perché gliel'abbiamo lasciato noi il potere, magari anche potere in certi soggetti in università, è responsabilità anche nostra, per cui io vi dico che ognuno ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità. Non so se questo sia un discorso a campagna elettorale, politicamente corretto, dico campagna elettorale, non dire mai agli italiani che ci hanno colpa, no, sì, gli italiani hanno delle loro colpe, delle enorme responsabilità, però siamo anche così capaci, come diceva De André, veramente, di tirare su la testa dalla merda, ce la possiamo fare insieme e provare a darci un'occasione. È possibile, dipende soltanto da noi, dipende soltanto da noi. Scegliete voi quello che vi pare. Io non vi ho mai chiesto il voto, però sappiate che chi rivota gli stessi poi non ha più diritto a lamentarsi. Diritto a lamentarsi? No. Votate quello che volete, votate Casini del Partito Democratico di Bologna, però poi a bar la mattina zitti, nessuno dice le cose non funzionano, stai zitto, perché è pure colpa tua. Oppure dacci un'occasione, ma non significa votare, da quella prossima elezione non significa votare, significa che ognuno si deve mettersi l'elmetto, buonasera, arrivederci, grazie, bello questo rapporto, si deve mettere l'elmetto e deve fare un lavoro assieme al Movimento 5 Stelle, che è confutare le balle, rilanciare le proposte, rilanciare il programma università, rilanciare questi interventi, andare a parlare con gli scettici, offrirgli un caffè e magari dire: questo è il programma del 5 Stelle. Inserire un dubbio, perché è pieno di gente in questo paese che è del Movimento 5 Stelle e non lo sa. Per questo io vado dalla D'Urso domenica, non è. Ci vado, sì, perché c'è un... Basta, è accettabile. Perché c'è un mucchio di gente che vede la D'Urso che è del Movimento 5 Stelle a sua insaputa, e ci proviamo a fargli capire: ehi tu, cittadino che ti vedi, il programma si chiama Domenica Live, non mi ricordo, tu che lo segui, ce lo... Pomeriggio 5, tante persone, brave persone, seguono Barbara D'Urso e magari, ripeto, sono del Movimento 5 Stelle a loro insaputa. Come Scagliola con l'appartamento. Come? No, ma questo, scusa, questo, state tranquilli che avrò come sempre un comportamento molto elegante. Perché poi in televisione sono io un signore in televisione, lo so, non queste alcuni termini che ho usato oggi non li riutilizzo, perché figuratevi, sarò con calmo, sorridente, cercherò di spiegare che siamo dei cittadini normali che al posto di espatriare si stanno rimboccando le maniche per provare a dare un presente dignitoso, un po' di giustizia sociale, un po' di normalità in questo paese assolutamente fatto alla rovescia, dove il centrodestra fonde equitale e il centrosinistra abolisce l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma tutti quanti hanno colpito l'università, perché colpire l'università, la scuola pubblica, consente di avere magari sempre più un popolo di ignoranti da poter manipolare magari con i loro mezzi di informazione. Grazie a tutti. Via Bologna, via Movimento 5 Stelle, chi deve parlare? Là? Michela? E il deputato Gianluca Vacca conclude, per me, lo dico ai colleghi, è stato proprio un onore lavorare insieme a tutti voi in questi 5 anni, Gianluca ha fatto un lavoro eccezionale, la Commissione Cultura, ma a tutti quanti, grazie a tutti e buona serata.